La Sant'Egidiese fa ancora un passo verso il traguardo. Pianella ha battuto 2-1 al termine di una gara dominata in lungo e in largo dai giallorossi, decisive le reti di Capretta al 22esimo del primo tempo e di Di Giorgio al terzo della ripresa. Inutile il gol di Muzio, che ha accorciato le distanze dal dischetto al sesto del secondo tempo. Gara molto tattica, con poche occasioni nelle battute iniziali. A sbloccare il match ci pensa Capretta al 22esimo, con una giocata spettacolare. Il centrocampista della Sant'Egidiese recupera la sfera a centrocampo, vede il portiere ospite fuori dai pali e anziché mandare in porta uno dei due compagni completamente liberi sulle fasce, tenta la conclusione dalla metà campo. De Torre non può fare altro che raccogliere la sfera in fondo al sacco. La gara non si accende dopo il vantaggio della Sant, tanta intensità in campo ma le emozioni scarseggiano. Al 40esimo si fa vedere il Pianella, cross basso da sinistra, Vaccaro controlla in area e si porta avanti il pallone, ma al momento della conclusione colpisce male la sfera, che termina debole tra le braccia di Donadeo. Al 43esimo ancora Capretta va vicino al raddoppio. De Angelis lo serve bene sulla corsa, ma il numero 8 di casa spara alto di poco sulla traversa. La partita si mette in discesa al 44esimo per i giallorossi. Ippoliti atterra De Angelis all'altezza della tre quarti. Spadaccini estrae il secondo giallo e lo manda negli spogliatoi, lasciando in 10 uomini gli ospiti. In avvio di ripresa si accende improvvisamente la partita. Passano solo 3 minuti e la Sant raddoppia. De Angelis recupera palla in zona d'attacco ed entrando in area cerca la conclusione sul secondo palo. De Torre respinge, ma la sfera arriva tra i piedi di Di Giorgio, che da distanza ravvicinata deposita in rete. Passano 2 minuti e il Pianella accorcia le distanze. Di Muzio controlla la sfera in area e si fa atterrare da Angelini. Il direttore di gara non ci pensa un attimo e concede il penalty. Sul dischetto si presenta proprio il centravanti ospite, che incrocia la conclusione spiazzando Donadeo. Al 16esimo, occasione clamorosa per i padroni di casa. De Angelis scatta sul filo del fuorigioco e viene servito in profondità. Il numero 9 salta anche il portiere, ma troppa fretta nel cercare la conclusione e incredibilmente non c'entra lo specchio della porta. Al 33esimo, azione fotocopia della precedente. Stavolta è Di Blasio lanciato in profondità. L'esterno della Sant si ritrova tu per tu con De Torre, ma anche lui si divora il 3-1 con una conclusione debole e centrale. L'ultimo brivido arriva al 97esimo, punizione di Barlaam dall'out di destra. Un giocatore del Pianella impatta di testa la posizione ravvicinata, ma la conclusione si spegne sul fondo. Al triplice fischio fanno festa i tifosi giallorossi. A 3 giornate dal termine resta il margine di sicurezza col Fontanelle. L'eccellenza è sempre più vicina per la banda di Di Serafino.